divertiamoci e basta. Siamo stati 50 giorni in casa, rinchiusi nelle nostre case, io ad esempio in cantina, perché la mia moglie ha preso me la bicicletta e i rulli e mi ha fischiato giù in cantina a pedalare come criceti sui rulli. Quindi adesso basta tabelle, basta Swift, basta Watt, basta cardiofrequenzimetro, basta frequenza di pedalata. Godiamoci questo po' di panorama che solo noi italiani abbiamo. In Germania se lo sognano un panorama come questo, infatti vengono tutti qua in Italia a fare le vacanze, tanto per dirne una, no? E poi ci prendono tutti per il culo in Europa perché l'Italia ora chiede i soldi per la crisi dell'emergenza sanitaria, però poi parliamoci chiaro. E guardate che patrimonio abbiamo, no? Tutto il mondo ce lo invidia. Quindi saltiamo sulle nostre biciclette, andiamo all'aria aperta, non guardiamo il computerino, non guardiamo il cardiofrequenzimetro, a meno che ovviamente non soffriate di qualche patologia cardiaca, quindi guardatelo e impostate anche gli allarmi per non passare poi all'altro mondo. Non guardiamo i watt, non guardiamo i segmenti, non guardiamo Strava, divertiamoci. Siamo stati 50 giorni reclusi per una buonissima causa, tra l'altro, e siamo stati anche bravi perché non abbiamo mai sgarrato. Quindi adesso riprendiamoci la nostra libertà, riprendiamoci la nostra sicurezza, facciamolo però con il cervello, perché è vero che possiamo tornare all'aria aperta, però dobbiamo farlo con la testa, con il cervello. Quindi ragazzi, volete un consiglio? Divertitevi, divertiamoci, pedaliamo per il gusto di farlo esplorando posti nuovi, fantastici come quello che ho alle mie spalle, e davvero freghiamocene almeno per 4-5 settimane, poi dopo se volete torniamo pure a massacrarci di watt e di ripetute in salita, però per i primi 4-5 settimane di allenamento proprio apriamo e respiriamo la libertà. La libertà che è una cosa piccolissima che nemmeno noi vediamo, un agente diciamo così patogeno ci ha tolto. Quindi ragazzi, abbiamo a disposizione probabilmente il paese più bello, ora non voglio essere campanilistico, ma abbiamo uno dei paesi più belli al mondo e questo che vedete alle mie spalle ve lo dimostra. Approfittiamone, usciamo, godiamoci il panorama, andiamo anche piano, ma chi se ne frega, tanto noi, cioè io non vincerò mai il Tour de France, probabilmente nemmeno voi, se poi fra di voi c'è qualcuno che lotta per il Tour de France fatemelo sapere, perché sono onorato di avere un pro tra i miei follower. Quindi ragazzi, ve lo dico ancora una volta, calma, sangue freddo e divertiamoci, assaporiamo appieno la natura, assaporiamo appieno l'andare in bicicletta, riempiamo i polmoni di aria, adesso è primavera, i campi sono verdi, il grano sta crescendo, è fantastico andare in bicicletta adesso, ma dobbiamo farlo nel modo corretto e soprattutto facciamolo per noi, facciamolo per divertirci, ok? Quindi ragazzi, per 4-5 settimane mandiamo a cagare Strava e vaffanculo, vaffanculo! Ciao!